Questa è la storia di un'altra vita sprecata, di un figlio triste, appena scappato di casa. Lui è cresciuto in fretta, dopo un'infanzia bruciata, con sua madre che urlava, il padre che lo picchiava. Per loro non ha senso credere nei sogni, ma lui sa che il suo tempo vale molto più dei soldi e vive sotto effetto per scappare dai ricordi di un angelo sui tacchi, col diavolo negli occhi. L'amore spacca il cuore a metà, ti lascia in coma dentro il solito bar. Nessuno resta per sempre, tranne i tattoo sulla pelle. Prendo qualcosa se qualcosa non va. E vomito anche l'anima per sentirmi vivo dentro sto casino. Affogo in una lacrima perché il mio destino è autodistruttivo. Cari amici, buon pomeriggio. Video al volo, video pensato dopo, pensate un po', aver visto Sanremo ieri. Ragazzi, io non guardo mai Sanremo, non sono un fan, non lo seguo, però ogni tanto devo dire che mi regala tante soddisfazioni. E allora oggi vi presento un gruppo che mi ha lasciato davvero una bellissima sensazione. Sto parlando dei tre ragazzini, dei tre cattivoni di La Sed. Se non avete visto, se non li avete ascoltati, fatevi un favore. Ascoltate Autodistruttivo, il pezzo che il trio milanese ha presentato appunto nell'attuale edizione di Sanremo. Perché parliamo di questa stupenda canzone? Perché parliamo di un tema così delicato, così brutale, autodistruttivo? Innanzitutto questa band che unisce all'ardua impresa di unire tanti generi, dalla formazione appunto dei tre componenti, tra cui anche un rapper pugliese, Tony Flacky e Pistol, non dovrei sbagliarmi. Uniscono appunto tanti generi, come vi stavo dicendo, dall'emo punk al classic rock, al rap, a sonorità metal, ci regalano questa perla, autodistruttivo. E devo ammettere che appunto ieri, mentre cenavo e guardavo distrattamente Sanremo, la mia attenzione è stata subito catturata dall'aspetto davvero estroso dei nostri tre musicisti, dei nostri tre cantanti e ho subito pensato, lo devo ammettere ragazzi, con voi sono sincero, ho fatto un pensiero negativo, ma dove pensano di andare questi? Ma da buon psicologo non mi sono mai fermato alla superficialità, all'esteriorità. Come tra l'altro vi ho parlato anche in un altro video abbastanza vecchiotto ormai sulla psicologia e la musica di Achille Lauro. Finita la canzone, autodistruttivo, ho detto wow, interessante. Appena mi sono andato a leggere il testo, ragazzi, sono rimasto davvero colpito dalla sensibilità, dall'alta psicologia, ma soprattutto dal tema che questi tre ragazzi, che questa stupenda band presenta appunto al festival. Il tema del disagio per sentirsi in una società che non comprende, nella quale ognuno di noi si può sentire soli, dei traumi dall'infanzia bruciata, appunto, e soprattutto dal metodo autodistruttivo della difficoltà di condividere le emozioni, condividere i propri traumi e ovviamente affogarli nell'uso di sostanze o dell'alcol. E quindi davvero questa canzone è una canzone che merita tanto, che fa riflettere tanto. Tra l'altro La Sed è partner o collabora con Telefono Amico, appunto l'associazione, no? Che mira a prevenire, ad aiutare i suicidi. Ragazzi, questo è un tema americano che ho già trattato sul canale, ovvero andatevi a rivedere questo vecchio video, la canzone che avrebbe salvato centinaia di vite, centinaia di ragazzi dal tentare il suicidio. Perché è importantissima per questa canzone? Perché davvero da oggi amo La Sed e sono entrati di diritto nella mia playlist, perché portano su un palco, in un festival con una risonanza mediatica eccezionale, un tema così importante, il disagio psicologico che ognuno di noi può provare per la sua storia, per le proprie relazioni. L'amore spacca il cuore a metà, cantano con forza, gridano con forza. E soprattutto qual è la medicina, qual è lo spiraglio che La Sed ci regala. Un cantante ha gridato appunto al fine dell'esibizione: la musica ci ha salvato, bravissimi, questo è il messaggio da veicolare. Nonostante la
tristezza, la sofferenza, il disagio, il padre che picchia la madre o il padre che picchia il bambino, c'è sempre una speranza, c'è sempre un bagliore, un lumicino, un filo per riconquistare il benessere o meritarsi la vita che appunto ognuno di noi dovrebbe avere, dovrebbe meritare. E da dove si passa se non dalla condivisione, dall'apertura, dal tirare fuori le emozioni, da non reprimere le emozioni attraverso l'alcol e le droghe che sappiamo bene, ve ne ho parlato abbastanza, hanno soltanto effetti collaterali devastanti. E ancora una volta, quale mezzo se non la musica è un mezzo privilegiato, se non il migliore per condividere le nostre emozioni, condividere i nostri traumi, confortarci dalle nostre sofferenze, non farci sentire soli, sapere che c'è qualcun altro che ha vissuto la nostra stessa esperienza negativa, traumatica, che ci fa soffrire. E allora la musica è un veicolo che ci conforta, che ci fa sentire meno soli, e sapere che c'è qualcun altro che ce l'ha fatta, ha ripreso a vivere nonostante il dolore, il trauma, beh, ditemi voi se questa non è davvero una medicina. Cari la SED, spero che possiate vedere questa mini recensione sul vostro piccolo capolavoro. Vi auguro davvero tanta strada, soprattutto a Sanremo, soprattutto nella vostra futura splendida carriera. Bravi, bravi, bravi. Ragazzi, davvero andate a sostenere questa band, questi tre ragazzi che hanno cantato, hanno urlato le loro emozioni, hanno urlato la loro storia e soprattutto ci hanno donato una vera botta di energia attraverso la migliore medicina, che è la musica. Fammi sapere che ne pensi nei commenti. Se sei nuovo, non ti dimenticare di lasciarmi un pollicione e iscriverti al canale. Fammi sapere anche qual è la tua canzone preferita di questo Sanremo. Noi ovviamente ci vediamo al prossimo video, sempre nella rubrica Musica in Mente, quindi la musica che ci aiuta, che aiuta la nostra psicologia. E ci vediamo al prossimo video.